Buonasera, ben trovati. Nuova puntata di Nero su Bianco, la puntata di fine anno, e davvero chiudiamo molto bene questo anno, perché intanto iniziamo la puntata con il presidente di Estra, Francesco Macri. Benvenuto. Salve. Piero Franchini. Eccoci qua. E poi più tardi invece sarà con noi il presidente della Camera di Commercio, Andrea Sierini. Allora, io con Francesco Macri vorrei partire anche proprio dall'attualità. Perché l'Assemblea dei Soci di Estra ha approvato l'ingresso di Multiservizi SPA di Ancona. Cosa rappresenta per la crescita di Estra? Da tempo Estra è intervenuta nelle Marche con molte acquisizioni di società che condividono con noi il medesimo DNA pubblico. Siamo da tempo il primo operatore anche sulle Marche. E il rapporto si è ulteriormente evoluto soprattutto nella provincia di Ancona, con la quale abbiamo fino ad oggi condiviso la partecipazione in società importanti della distribuzione e della vendita di energia, di metano in particolare. Diciamo, il rapporto si è evoluto perché i soci, diciamo, i partner anconetani e marchigiani in generale sono stati elevati al rango di soci di Estra, con un, diciamo, un concambio azionario e un conferimento da parte loro. Abbiamo fatto entrare un quarto socio di Estra e praticamente ai capoluoghi di Arezzo, Prato e Siena, che rappresentano le vecchie storiche aziende del gas che hanno dato vita a Estra ormai 10 anni fa, cioè Coingas di Arezzo, Consiag di Prato e Intesa di Siena, si aggiunge un quarto socio di Ancona, che rappresenta ben 44 comuni come soci indiretti, che si aggiungono ai nostri 97 in rappresentanza della Toscana, dove operiamo principalmente in maniera storica. Quindi è un risultato eccezionale in vista della prossima quotazione in borsa, perché ci consolidiamo con un aumento di capitale molto importante, un accrescimento rilevante del nostro capitale sociale, e praticamente ci prepariamo al meglio, rafforzandoci in una regione strategica che ci ha consentito di unire il Mar Tirreno con l'Adriatico. Vediamo adesso di riepilogare un po' quello che è successo, cioè, diciamo, i fatti significativi, diciamo, che abbiamo anche avuto modo di raccontare, che riguardano proprio Estra in questo 2017. È diventata lo scorso agosto proprietaria del più grande parco fotovoltaico toscano. Estra, la multiutility toscana, infatti ha acquisito l'intera proprietà del parco di Cavriglia e Tegolaia, rilevando le quote che erano in mano alle aziende di costruzioni Consorzio Cooperativa Costruzioni del curatore del fallimento Cellini. Il valore delle operazioni è stato di 1,5 milioni di euro. Il parco fotovoltaico si trova nell'ex area mineraria di Santa Barbara, ha un'estensione di 43 ettari di superficie, una potenza installata di 18 MW, in grado di fornire l'energia elettrica per circa 20.000 abitanti. Dall'energia rinnovabile all'impegno nel sociale, Estra infatti nel corso di questi mesi ha sostenuto le attività di Special Olympics Italia. L'inclusione e l'arte sono state invece al centro di un'altra iniziativa supportata sempre da Estra nella Fortezza Medicea di Arezzo, che ha avuto come protagonisti i ragazzi di All Star Arezzo, una giornata con lo scopo di dar vita ad un laboratorio artistico in cui i bambini hanno potuto esprimere la propria personalità e realizzare creazioni sul tema della mostra di Ugo Riva, ospitata appunto in Fortezza. Forte l'attenzione ovviamente anche nei confronti delle iniziative culturali, come la stessa mostra di Riva, organizzata dall'amministrazione comunale aretina in collaborazione con Estra. Ho visto due aspetti molto diversi, quest'ultimo insomma del sociale, l'altro invece che riguarda il fotovoltaico. Ovviamente il 2017 è stato anche molto di più, ma qual è il progetto a cui Francesco Macri, il presidente Macri, tiene di più tra tutti quelli, diciamo, che ha portato avanti? Il progetto è sicuramente a cui tengo di più è la crescita di Estra in generale, con l'obiettivo primario di aumentare la ricchezza nel nostro territorio. Io, quando sono arrivato con fatica ai primi mesi, ho voluto impostare le cose affinché Arezzo non fosse più il fanalino di coda di questa grande società, come dire, a vantaggio di altri territori che sono sempre stati più trainanti
dentro il gruppo Estra, e non per colpa loro, anche per colpa della nostra realtà retina, che magari era un po' troppo distaccata, magari non aveva compreso appieno la forza e il ruolo che poteva rivestire Estra. Quindi il mio obiettivo fin dall'inizio è uno solo e soltanto: fare crescere questa azienda e, compatibilmente, diciamo, con la sua dimensione, farla crescere nel nostro territorio per dare una risposta in termini occupazionali, perché il lavoro è la prima motivo di preoccupazione dei nostri concittadini in questo territorio provinciale, e quindi aumentarne anche la ricchezza e utilizzare Estra sempre di più per lasciare nel territorio PIL pubblico. Non dimentichiamoci che c'è una fetta rilevante dell'economia che ruota attorno ai servizi pubblici, che spesso abbiamo lasciato ad altri, a stranieri, a soggetti non toscani. In questa regione finalmente esiste un'azienda su cui tutti possono puntare, e mi riferisco a una seconda fase di Estra, alla fase 2. Dopo la quotazione, se andrà tutto per il meglio, avremo risorse così rilevanti che potremo sfidare, diciamo, il mercato regolato, quello pubblico, su alcuni settori rilevanti. Mi spiego meglio. Ci sono in questa regione dei servizi rilevanti che abbiamo lasciato ad altri come gestione. Tutte le regioni più avanzate hanno la loro multi-utility. La Lombardia ha A2A, l'Emilia-Romagna ha ERA, la Liguria e il Piemonte hanno IREN, il Lazio ha ACEA. La Toscana è diventata un mercato di tutti, l'abbiamo fatta depredare sul settore dei rifiuti, dell'acqua. E io ho messo a disposizione, insieme ai miei colleghi del CDA, la nostra grande azienda, a disposizione dei nostri sindaci, affinché possano valutare di affidare ad Estra l'opportunità di riportare nelle loro mani, in mani pubbliche, la gestione dei servizi pubblici rilevanti. Questa è una nuova sfida, come dire, coraggiosa, che dobbiamo, come dire, rappresentare con il dovuto rispetto, garbo, però per troppi anni si è visto modifiche normative, leggi regionali, aree sempre più vaste, cioè la gestione dei servizi pubblici si è sempre di più allontanata dai sindaci e dai cittadini. Oggi non ci si ha la percezione diretta di cosa si faccia nel settore idrico, di cosa si fa nel settore dei rifiuti. Pensate a cosa è successo nel settore dei rifiuti nella Toscana meridionale. Abbiamo verificato una mala gestio, abbiamo verificato che ci siamo affidati a soggetti, come dire, no, tra virgolette, che hanno avuto dei problemi anche di natura legale. Ecco, noi vogliamo nei prossimi mesi, e animerò anche un dibattito, un incontro pubblico sul tema, il tema della multi-utility regionale. In questa regione siamo in grado di far da noi e far bene? C'è uno strumento pubblico che però rappresenta un motivo di gestione efficiente? Ecco, senza riportare o riproporre schemi del passato, non si può pensare di tornare all'acquedotto pubblico, ma una nuova forma di gestione pubblica efficiente e moderna, con un'azienda che è nelle mani dirette dei sindaci, perché io poi ho contribuito a riportare Estra nelle mani dei sindaci. Oggi i sindaci del territorio aretino, ma anche tutti quegli altri dell'area pratese e senese, hanno, come dire, maggiore consapevolezza e controllo di questa grande società. I soci per noi sono, come dire, un fattore rilevante. Cioè, questo è un annuncio, no, di disponibilità significativo, quindi Estra sarebbe in grado, no, di poter pensare di gestire rifiuti, acqua, servizio idrico? Guardi, io ho portato dentro il CDA l'idea dello sviluppo orizzontale di questa società. Vi sto dando una notizia. E siamo qua. Ecco, dobbiamo poi dirlo con la giusta prudenza, perché ci quoteremo in borsa e ci sono tutta una serie di obblighi che ci obbligano alla prudenza. Però se guardiamo i nostri competitor, oggi Estra è la quinta tra le compagnie energetiche in Italia per fatturato, perché abbiamo superato abbondantemente il miliardo di euro, 1 miliardo e 40 milioni per la precisione. Ma se analizziamo i nostri competitor, le utilities a cui facevo riferimento prima, sono tutte operanti in più settori regolati, non si occupano solo di gas, ma si occupano anche di acqua o di rifiuti. Ecco, non è che dobbiamo
per forza esplorare tutti questi settori. Però abbiamo il dovere, come unica società di queste dimensioni, di questa forza e che è prossima alla quotazione, di metterla a disposizione della Toscana. Se vorranno, come dire, utilizzarci, noi siamo a disposizione degli amministratori, perché ecco, non ci ammaliamo di questa malattia che tanti manager pubblici prendono. Noi facciamo le cose in sintonia col territorio che ci esprime. Non a caso i maggiori risultati in termini di sostegno a politiche sociali, sostegno a politiche culturali, sostegno in generale alle attività delle amministrazioni che hanno sempre più bisogno di risorse perché si sono impoverite le nostre amministrazioni. Estra non rinuncia, non si tira indietro rispetto ai bisogni e fa vedere ai cittadini, nonostante le bollette non siano leggere, poi non gli si può, è complicato spiegargli che ci sono delle tariffe che sono stabilite dall'autorità, perché molti cittadini mi dicono: ma perché invece di investire non riduci la bolletta? Non è così semplice e banale, certo. C'è ancora un mercato parzialmente regolato, un prezzo stabilito, il 70% sono tasse, alcune secondo me ingiuste perché c'è anche l'IVA sulle accise, c'è la tassa sulla tassa. Quello che può fare Estra è quello che sta facendo, ristorare la cittadinanza, il pubblico, la società retina con politiche di sostegno importanti su buone pratiche che condividiamo. Piero. Ecco, io riconosco qui nel Francesco Macri, figlio di imprenditori, quindi ecco, riconosco per dire mi ci ritrovo, perché chiaramente ragiona come un imprenditore che trasferito in qualche modo nel pubblico o semipubblico, e che però ragiona come ragiona l'imprenditore. Quindi ecco, la difficoltà che hai trovato i primi giorni, per dire che ti sei inserito in Estra, quindi ecco le difficoltà che io credo che ci siano state, perché è chiaro che spesso e volentieri in questi posti si ragiona in modo molto burocratico, in modo molto poco imprenditore. Quindi ecco, queste difficoltà, tu le riscontri, e quando le riscontri pensi anche ai privati, agli imprenditori privati che molto spesso trovano tante difficoltà per poter svolgere le attività? Noi siamo un'azienda che sta sul mercato. Io devo confidare che Estra è un unicum, non ho trovato un'azienda che assomiglia alle aziende pubbliche. È una rarità, è ben gestita, ma lo era anche Coingas prima, non è sovraccarica di personale, si risparmia, gli stipendi sono moderati, è veramente una eccellenza nell'alveo pubblico, però è gestita come fosse un'azienda vera, quindi non ho avuto difficoltà. È chiaro che ho portato la mia energia, la mia freschezza, la mia impostazione più manageriale privata, quindi credo di aver contribuito a snellire, a sveltire e anche a incoraggiare, ecco, perché era bloccata il processo di quotazione, io in 6 mesi ho determinato lo sblocco di questa cosa, ora sta decollando e in molti, anche in azienda, mi hanno riconosciuto tutta questa energia, soprattutto in vari processi di acquisizione. L'azienda sta correndo e è quasi imbarazzante il numero dei comunicati stampa che si fa, ma non tanto su tutte le, le attività di sostegno, no, che facciamo, ma vi assicuro che mi sto anche limitando, o sto limitando l'azienda nella comunicazione esterna, perché ci sarebbe da comunicare una quantità di notizie notevoli. Ormai si spazia da Milano a Corleone, ci sono aziende in tutta Italia acquisite che progressivamente diventeranno Estra, perché siamo anche rispettosi dei territori dove si va. Voi non sapete che la Piceno Gas di Ascoli Piceno è di Estra, la Tronto Gas di San Benedetto di Tronto è di Estra, la Gas Marca di Civitanova Marche è di Estra. Cioè, vi potrei fare un elenco di 30-40 aziende che sono disseminate nel territorio, la Coop Gas, che operano ad Ischia, pensate che la metanizzazione di Ischia è gestita da Estra. Un gran pezzo della Campania, della Calabria, della Sicilia è gestita da Estra o società collegate a Estra, quindi
si sta facendo strada un vero e proprio colosso di cui gli aretini devono andare orgogliosi. Ecco, si parlava prima del mercato del gas che spesso, no, viene dipinto, in parte lo è anche un po' una giungla, c'è cioè una concorrenza anche insomma, abbastanza agguerrita anche a livello, lo vediamo ad esempio negli spot, no, queste offerte che poi sono anche, mi pare, spesso non tanto trasparenti, no? Nel far capire alla gente, appunto, la gente crede che si possa, che ne so, togliere, fare sconti, minima parte si può fare, ma poi gran parte della bolletta, insomma, quella sì, è. Posso fare degli esempi? Ecco, quali sono le difficoltà, appunto, di un mercato di questo tipo, anche a livello di rapportarsi, appunto, con l'utente finale? Allora, il mercato è stato parzialmente, ad oggi è solo parzialmente liberalizzato. Più del 70% del mercato è in qualche modo protetto, cioè le tariffe sono stabilite dall'autorità nazionale dell'energia che fissa in circa 20 centesimi a metro cubo il prezzo del metano. A questo vanno aggiunte tutta una serie di tassi che ho detto che alla fine, come dire, si va ben oltre il doppio, si va a 0,80 a metro cubo. Poi c'è una parte che, diciamo, è già stata liberalizzata, questa parte diventerà il 100%, dal 2019 ci sarà la liberalizzazione totale. Noi non vediamo l'ora che accada perché siamo certi che nella competizione i cittadini, anche un po' stufi, non più disposti ad abboccare, sanno benissimo che è molto meglio affidarsi a un operatore del proprio territorio che si riconosce, operatore che riconosce lui. Non è un caso che io, la prima battaglia che ho fatto è quella di chiudere i rapporti con i call center stranieri, nonostante già ci fossero delle indicazioni, lamentele. I cittadini, ognuno di noi sa quanto è nauseante ricevere continue telefonate, proposte commerciali. Quando. Noi abbiamo scelto di ritornare non all'antico, ma a qualcosa di più vicino. Io ho, come dire, proposto il servizio di prossimità, perché è nella nostra natura. Io con una battuta dico, questa è una società dove si può disturbare e chiamare anche il presidente. Anche oggi mi ho ricevuto, se volete lo faccio leggere, un messaggio a un mio amico: c'ho un problema, c'ho da allacciare. Io gli ho passato il nominativo a una persona, in 7 minuti gli hanno risolto il problema. Quando invece hai a che fare con un operatore che conosci solo il numero verde, che ti rispondono non si sa dove, poi quando c'hai un problema va gestito. Ad Arezzo abbiamo la gestione di Enel dell'illuminazione pubblica. Se c'è un problema di emergenza, va via in una strada, non sai a chi rivolgerti perché non c'è più l'ufficio dell'Enel, c'è un telefono spento. Quindi i cittadini, al di là di quello che possono pagare, le proposte che possono ricevere, credo che nel tempo, come dire, si sono fatti più avveduti e al di là della ricerca di un leggero risparmio, perché tra l'altro le tariffe nostre sono tra le più vantaggiose in Italia, cercano anche il rapporto. Abbiamo degli store molto accoglienti, molto disponibili, dove si può avere tutte le informazioni, qui in via Garibaldi, ma ne abbiamo 80 disseminati. Quindi credo che il nostro modello più vicino al cittadino, che lo riconosce e gli dà qualcosa indietro, sia quello vincente. Pubblicità. Eccoci tornati con il presidente di Estra, Francesco Macri. Nei mesi scorsi si è parlato anche di Estracom, che è un altro fronte del futuro già presente, se vogliamo, no? Perché è una sfida che ci auguriamo ovviamente sicuramente porterà anche alla città di Arezzo, diciamo, un'accelerata su questo tema, no? Delle infrastrutture della comunicazione. Sì, noi operiamo come multiutili in altri settori. Prima avete fatto vedere l'acquisizione del 100% di Cavriglia e Tegolaio, che è il più grande parco fotovoltaico pubblico della Toscana, con i suoi 43 ettari. È un settore rilevante che stiamo sviluppando, l'area delle rinnovabili. Siamo nell'eolico, nel fotovoltaico, nell'idroelettrico. Guardiamo anche alle telecomunicazioni. Abbiamo una buonissima base su Prato, sull'area fiorentina. Essenzialmente oggi ci dedichiamo alla fibra, cioè abbiamo delle poderose infrastrutture che offrono fibra direttamente a casa, direttamente in azienda. Spesso si vede tanta pubblicità, tutti offrono fibra, in realtà l'ultimo pezzo è sempre di rame, è sempre rame, non c'è la fibra. Ecco, Estra nei territori dove è ben radicata
ha un piano di espansione. Siamo sicuramente forti su Prato, stiamo per arrivare ad Arezzo perché sono già cominciati i lavori e serviremo circa 2.000 operatori nell'area Pratacci. Arriveremo anche nelle zone, nelle aree di pertinenza di questa televisione. E quindi daremo un bel servizio soprattutto all'area artigianale, imprenditoriale aretina. Però siamo comunque interessati a diventare una compagnia telefonica vera e propria di riferimento dei nostri territori storici. Sicuramente faremo delle operazioni su Siena, dove non siamo mai sbarcati, perché lì c'è un operatore pubblico che è Terre Cablate, di proprietà della provincia, dei comuni, e quindi per, come dire, rapporti di vicinato e soci in comune non abbiamo mai operato in, come dire, in concorrenza sleale. Però stiamo valutando anche lì l'opportunità di entrare, quindi nelle nostre aree storiche ci stiamo confrontando con il tema della modernizzazione delle nostre città con la fibra che va portata direttamente laddove c'è bisogno. In questa città in particolare abbiamo assistito ai grandi cablaggi degli anni 90, quelli antieconomici, che si sono fermati fino a un certo punto, vi ricordo Eutelia, Flynet, Telecom, tutte le varie compagnie. Oggi c'è una grande operazione a livello nazionale con Open Fiber, con Telecom, si sta rilanciando tutto il settore, ma credo che ci sia spazio per un operatore di livello locale ma anche nazionale. Facendo cross-selling noi abbiamo quasi 1 milione di clienti e è giusto offrire a questo 1 milione di clienti una serie di servizi. Tra questi c'è anche l'ETLC, perché è uno strumento, come dire, che collega tutti gli altri. Oggi la comunicazione è strumentale, no? E quindi, siccome poi siamo interessati a tutto il settore della domotica, dell'efficienza energetica delle nostre abitazioni, delle nostre aziende, Estra non può non avere anche la capacità di offrire il minimo comune denominatore di tutta una serie di servizi, che è appunto l'aspetto delle trasmissioni, della comunicazione in generale. Voi pensate che anche i nostri contatori, in gergo si chiamano PDR, quelli moderni che stiamo installando progressivamente, sono dotati di una SIM, quindi ne abbiamo centinaia di migliaia e quelli sono, diciamo, degli elementi che dovranno comunicare, comunicheranno dati. Anche la lettura caso. Quella reale, certo, no? Certo. Anche la lettura reale, che ovvierà ai tanti problemi delle persone che si trovano a pagare cifre diverse o difformi dal reale consumo. Ecco, tornando, e poi lascio a Piero la domanda, quindi potrebbe diventare essere un operatore anche mobile? Assolutamente sì, tra i nostri piani di sviluppo c'è anche il tema della telecomunicazione, non solo come infrastruttura ma anche come servizio. Un mercato dove tra l'altro adesso annuncia che nell'età di qualche mese entrerà questo operatore low cost francese, se non sbaglio, e quindi è un mercato che anche lì si sta un po'... Sì, però insomma c'è grandi cambiamenti, saranno tentativi dello Stato italiano di riprendersi il controllo di Telecom dal punto di vista infrastrutturale, cioè c'è un tema a cui noi vogliamo partecipare, le infrastrutture, l'economia delle infrastrutture. Se c'è una cosa che ancora in questo paese non abbiamo svenduto in totale, nonostante i 500 marchi italiani ceduti dal 2008 al 2012, le infrastrutture sono un tema a noi caro e devono rimanere in questo territorio. Piero. Dunque, questa diversità appunto di servizi che Mamma Estra, chiamiamo così, offre, e chiaramente ci saranno dei bravi tecnici, quindi delle persone esperte, però occorre anche dei dirigenti e dei presidenti, in questo caso, che conoscano un po' le situazioni, perché è chiaro che c'è diverse cose di cui essere preparati, perché non può parlare così a vanvera, come si dice. Ecco, appunto, quindi vuol dire è un impegno, diciamo, che totale. Sì, ecco, che totale, che ti porta, diciamo, a far sì che questa preparazione alla fine ti diventerà una preparazione che, oltre a aver fatto quello che hai fatto e fare il presidente di Estra, chiaramente ti arricchirà anche personalmente, insomma, per dire, perché è chiaro che imparerai talmente tante di quelle cose che è giusto. Ecco. E quindi queste esperienze che ti stai facendo, diciamo, le vedi come certe volte una pesantezza dentro di te oppure un arricchimento? Hai detto bene, allora
Fare il presidente di Estra non è un, come dire, non è un incarico di tipo pubblico normale. Se uno lo vuol fare bene, penso di farlo, lo deve fare con grande passione e con grande dedizione e con parecchio tempo a disposizione. Io ho dovuto interrompere tutte le mie attività lavorative, insomma, ero dirigente di un'azienda, sono un imprenditore, ho alcune aziende in diversi settori, alcune di famiglia, alcune mie, e ho dovuto mollare tutto per concentrarmi. Tra l'altro i primi mesi è stato molto faticoso, mi sono confrontato con una grandissima struttura, comunque era un elemento di forte novità da più punti di vista, quindi ho dovuto studiare tanto e continuo a studiare tanto, perché è un colosso da gestire. Poi uno può anche fare esercitare questi ruoli senza impressionare la pellicola, non è il mio caso, io ho sempre dato tutto me stesso, non sono abituato a stare in un posto e non contare, non contribuire, ma soprattutto nei momenti in cui devo deliberare, prendere le decisioni, se non sono consapevole di quello che sto facendo, non mi riesce, sono responsabilità enormi, ci sono 700 dipendenti, fai uno sbaglio e fai danni importanti, quindi devo essere sincero, c'è un CDA, ho dei colleghi con una notevole esperienza, dei dirigenti eccellenti, ritorno a quello che dicevo prima, è un po' anomala come azienda di origine pubblica, perché c'è qualità, alcuni sono nati e cresciuti nel settore pubblico, altri vengono dal privato, e poi è un'azienda che si è tutta proiettata all'esterno, senza perdere l'identità, quindi c'è dei buoni dirigenti che lavorano veramente tanto. Che potrebbero essere tutti manager. Sì, sono tutti manager, sono dei dirigenti insomma, molto, molto competenti. E io mi ci sto dedicando anima e corpo, anche perché ho una prospettiva durevole. Vedi, un altro elemento di debolezza della presidenza di Estra è stato che sono cambiati troppi presidenti, sono durati poco. Ora, io sono stato cooptato nella fase finale di un mandato amministrativo, poi sono stato riconfermato per altri 3 anni, e la novità qual è stata? Che a me non mi hanno sostenuto solo i sindaci di centrodestra, come uno poteva pensare, perché io gli ho chiesto se volevano condividere con me un percorso, se volevano far tornare a contare un territorio. E devo dire che i sindaci, indipendentemente dalla collocazione politica, si sono convinti della bontà dei programmi del sottoscritto e del presidente Staterini di Coingas, che è il socio di Estra. E c'è l'unità granitica di tutti i sindaci, indipendentemente dall'inclinazione politica. Ecco, il tutto sta dando forte stabilità e certezza della posizione, e questo è contato parecchio anche nel confronto con gli altri soci. Oggi c'è un'unità, ma anche fra le altre componenti di Estra. All'inizio, un elemento di novità può essere guardato con diffidenza, no? Un po' prevenuti. In realtà ora c'è solidità. C'è coesione proprio a livello sia di compagine sociale ma anche di dirigenti, cioè, c'è una grande compattezza e sintonia. Allora, le ultime domande, intanto si parlava del lavoro, no? Come chiaramente una delle emergenze anche di questa nostra contemporaneità, non so se è una domanda a cui si può rispondere, ma nel 2018 sono previste nuove assunzioni in Estra oppure no? Già nel 2017 sì. Abbiamo assunto 36 persone, parte di quali ad Arezzo, poi chiaramente in proporzione abbiamo una sede più importante a Prato, un'altra sede importante a Siena, però in tutto il gruppo si sono assunte 36 persone. Vi sottolineo che il 97% dei nostri assunti ha contratti a tempo indeterminato e lo diventano tutti una volta testati a sufficienza in termini di affidabilità e di investimento sul personale. Continueremo a assumere, e in particolar modo tra gli accordi che ho fatto con i soci è che Arezzo dovrà ottenere un qualcosa di più rispetto agli altri territori, perché deve recuperare un gap importante, perché ricordo che ad Arezzo c'è circa 100 dipendenti di Estra, 184 a Siena e oltre 330 a Prato. Non è che ci devono essere delle proporzioni, non posso deportare il personale, però compatibilmente con una crescita armonica di Estra, ad Arezzo sicuramente sarà avvantaggiata, perché deve recuperare terreno perduto. Io ho trasferito già la sede di Caviglia Tegolaia da Prato ad Arezzo. Estracom, una volta che ha concluso l'investimento, avremo bisogno di personale per gestire contratti con i nuovi clienti, quindi
a forza di seminare arriveranno anche i risultati. Il fatto che si è proceduto con la chiusura dei call center stranieri stimolerò la nascita nel territorio di ulteriori operatori magari che offriranno servizi che prima offrivano i call center stranieri. Anche, cioè, qui si lavora anche a produrre posti di lavoro all'esterno di Estra, che lavorano per Estra. Quando io riesco a lasciare nel territorio il grosso del PIL o a scegliere il grosso dei fornitori nel territorio, è lavoro che si produce qui, no? È un modo indiretto, no? Si parla molto ad Arezzo della situazione calcistica della squadra della città, e tra l'altro Estra, tra le cose del 2017 c'è stato questo importante accordo ad esempio con Venezia, che è una realtà tra l'altro assolutamente da imitare dal punto di vista anche manageriale, calcistico. Ecco, che idea si è fatto dell'Arezzo? Spesso si lamentano con me, dice non pensi all'Arezzo, finanziate un sacco di squadre. È vero, finanziamo il Cagliari, il Palermo, la Fiorentina, il Perugia, il Prato, il Siena. Anche l'Arezzo in piccola parte. Il problema è che Estra sostiene progetti credibili. Non è questione di non voler bene l'Arezzo. Estra associa il proprio brand, il proprio nome a progetti credibili, non a cose che non si sa come devono funzionare. Non è che non sosteniamo l'Arezzo Calcio, diamo una piccola cifra compatibile o comunque commisurata al modesto progetto che è in campo. Purtroppo ora le ultime cose viste non aumentano, come dire, il nostro apprezzamento sull'Arezzo Calcio. A Siena c'è stato un progetto importante, abbiamo aumentato la sponsorizzazione, siamo arrivati anche ad avere la scritta sul pantaloncino. A Venezia c'è un grande progetto, poi c'è il motivo di sviluppo dell'azienda, sosteniamo il Venezia Calcio. La Fiorentina la sosteniamo in maniera importante, ma perché ci manda sulla TV nazionale. Magari dal prossimo anno alleggerirò un pochino la Fiorentina, perché anche lì su Firenze devo fare cose diverse e andare a intervenire su società minori. Cioè, il calcio non è che può essere, come dire, un qualcosa che va oltre le ragioni del marketing commerciale, no. Estra è un'azienda, quindi le sponsorizzazioni che fa devono avere un ritorno. Noi non è che facciamo, tra virgolette, regalie o dazioni, no? A meno che non c'è un forte valore sociale. Quindi è il problema che il calcio andrebbe ripensato. Sono molto deluso dagli ultimi eventi, perché non si capisce cosa sta accadendo con questa nuova compagine, che non è una compagine, perché arriva una società nuova ma non c'è più la società nuova. Sento parlare di consiglieri di amministrazione che si sono decaduti, ma io conosco il diritto commerciale, non decadono, si possono dimettere, ma finché non sono sostituiti da altri non è che vengono meno al proprio ruolo. C'è un presidente così improbabile che ha detto tutto il contrario di tutto, ha parlato di molte cose, io non voglio fare, lo dico da appassionato, l'Arezzo non merita questo trattamento e non merita queste improbabili incursioni da territori. Purtroppo per il calcio aretino non c'è un'imprenditoria aretina sufficientemente strutturata o sufficientemente appassionata al calcio, perché deve anche piacere. E speriamo bene, qualora, però non si può fare il calcio, certo, a tutti i costi a questi livelli. Qualora però ce l'auguriamo, qualora si presentasse però un progetto credibile, ma guarda, io prima, pronta, prima che ci fosse queste novità qui, avevo iniziato a considerare un progetto per dare una mano in termini di efficienza energetica allo stadio. Avevo parlato col direttore, con i dirigenti. Qualche mese fa ho fatto anche delle riunioni, c'era un progetto sull'efficienza energetica. Estra può contribuire in tanti modi all'economia di una società, però c'è da capire che succede. Insomma, ora, per ora c'è una gran confusione e tanti annunci e promesse non mantenute. Ultimissima cosa veloce, quando finirà il mandato, che cosa spera di aver realizzato, cioè che dire, sono soddisfatto? Io non so quando finirò il mandato. Quando non si sa. Quello che posso dire è che
come dire, voglio fare bene quello che faccio, non penso a fare altro, tutti mi dicono che fai, ma ti cade, ora ci sono. Ah già, c'è anche quella storia lì. Comunque una parte di me è sempre appassionato, però ho avuto la capacità di astrarmi, di distaccarmi dall'alveo politico. Penso di fare bene il presidente di Estra, lo sto facendo in maniera rispettosa senza più confondere la mia dimensione politica con quella manageriale. È troppo importante per questo territorio, questa società, e anche se vogliamo un modo diverso e più efficace di fare la buona politica, perché la politica vera, quella pura, è poi quella dei risultati, delle azioni, non delle rappresentazioni, perché troppo spesso la politica è rappresentazione, è autoreferenza. Io mi sono sempre invece, al di là dei momenti delle traversate del deserto, dei momenti svolti all'opposizione, ho sempre agito da assessore allo sport prima, da presidente dell'azienda farmaceutica, ho sempre segnato delle tappe rilevanti, la privatizzazione dell'FM all'epoca. Oggi con Estra, diciamo, sono assolutamente convinto di continuare a fare bene quello che faccio. Sicuramente ho un mandato davanti, poi se mi onoreranno della fiducia che mi hanno già accordato, continuerò, perché le dimensioni, l'importanza di questa società vanno al di là di altri tipi di soddisfazione. Quindi sono soddisfatto se questa azienda continuerà a crescere come sta crescendo, se si quoterà in borsa e se accrescerà la ricchezza di questo territorio che ne ha strabisogno. Io ringrazio molto il presidente di Estra, Francesco Macri, tanti auguri. Grazie a voi. E auguri a noi. Grande 2018, rimani qui, tra poco sarà con noi dopo la pausa il presidente della Camera di Commercio, Andrea Secchi.